Cari amici, benvenuti alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima, che vi fa compagnia tutte le settimane su questa emittente e sempre alla stessa ora. In questa rubrica due servizi. Abbiamo riaperto la chiesa di Sant'Antonio a Scanno, una chiesa antichissima rimasta chiusa a seguito del terremoto del 2009. I sacerdoti ogni mese vivono la giornata di ritiro spirituale. Parleremo di loro e ascolteremo le loro testimonianze all'eremo di San Venanzio di Raiano. Come sempre al termine, la buona novella. Buona visione. Il suono delle campane ha chiamato le persone di Scanno ad incontrarsi per vivere un evento che rimarrà nella storia del paese. Una nutrita processione è partita dalla chiesa parrocchiale con il vescovo, il parroco, le confraternite e i fedeli, accompagnando la statua di Sant'Antonio lungo le strade del paese per giungere alla chiesa di Sant'Antonio. Patriarchi e profeti, santi Pietro e Paolo. Un cammino scandito dalla preghiera e dalla gioia di essere popolo di Dio con il dono della fede. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, oh Signore. Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli. La processione è giunta davanti alla chiesa di Sant'Antonio, chiusa al culto dal sisma del 6 aprile 2009. Assiepate davanti alla porta, le persone hanno seguito la preghiera del vescovo. Siamo qui riuniti come fratelli e sorelle di fede per la riapertura di questa chiesa. Preghiamo umilmente il Signore perché quanti varcheranno la soglia della casa di Dio per ascoltare la parola e celebrare i divini misteri, seguano con docilità la voce del Cristo che proclama: io sono la porta della vita eterna. Solo tu sei mio pastore, è seguito il momento di riapertura della chiesa. Thank you.
lacrime di gioia e commozione grande in tutti nel poter rientrare dopo tre lunghi anni in un luogo di culto caro agli scannesi e di una bellezza architettonica e artistica di grande pregio. Si è toccato con mano cosa la fede è capace di generare. Si è visto un popolo unito, radunato in preghiera nella gioia dell'incontro con il Signore. Al termine della celebrazione sono stati benedetti i pani in onore di Sant'Antonio, segno di comunione e di condivisione, che richiama ognuno e tutti alla solidarietà verso i meno abbienti. Da quando sono tornati i frati a Scanno, nel 1938, adesso il giorno preciso non me lo ricordo che mese fu, che era padre Panfilo. E noi da allora siamo state araldine, terziari e ancora siamo vive. E pratichiamo ancora sta chiesa, abbiamo lavorato, l'abbiamo rimessa a posto tutti quanti, c'è stata una volontà di rimetterla a posto, la gente è venuta senza chiamarla, è stato fatto tutto. E ci troviamo qui. E ci voleva il nostro carissimo vescovo per riaprire la porta di Sant'Antonio. Perché a me tremavano le gambe quando sono entrata in chiesa. La gioia e commozione, una commozione enorme. La chiesa di Sant'Antonio è per un giovane universitario un punto di riferimento qui a Scanno, è un monumento molto importante e da studiare, e che, dove sono presenti diverse opere d'arte, abbellita nell'Ottocento, la prima struttura della fine del 1500 e dei primi anni del 1600, presenta diversi affreschi, opere d'arte, altari, da poter ammirare. L'altare più interessante all'interno della chiesa è quello di Sant'Antonio, dove è venerata una statua lignea del 1602, la stessa data della realizzazione dell'altare, interamente realizzato in legno con stucchi dorati. Che emozione dà un giovane la riapertura di una chiesa dopo il sisma del 2009? Una grande emozione, anche perché personalmente questa chiesa mi vede protagonista da piccolo, con la scuola dei frati, a partecipare a tutte le celebrazioni. E per me è un evento molto molto importante, è una grande gioia e c'è stata grande commozione al momento della riapertura della porta di questo tempio. Questa chiesa ha riportato alcuni danni durante il terremoto del 6 aprile del 2009, sostanzialmente dovuti a un'azione di ribaltamento che il sisma ha provocato sulla facciata principale, e quindi questo movimento che ha generato delle lesioni sia sulla volta principale ed un distacco e una deformazione delle catene presenti prima del terremoto. Quindi sostanzialmente l'intervento di messa in sicurezza e del ripristino delle condizioni presenti prima del sisma sono consistiti appunto nella sostituzione delle catene trasversali che erano visibilmente deformate e nella reintegrazione anche di quelle perpendicolari alla facciata. Altro intervento che poi ha completato un po' tutto il lavoro è quello del rinforzo dell'aula con l'utilizzo di fibre di carbonio, con questa tecnologia innovativa che si sta utilizzando abbastanza. Fondamentalmente non sono stati molto ampi, per fortuna non hanno investito l'apparato decorativo ricchissimo e di grande pregio all'interno della chiesa. Ci sarà bisogno di un
di un intervento di restauro abbastanza contenuto, in cui speriamo di poter dar vita a breve. Il mio animo è veramente commosso e lieto, perché mi sono rivisto bambino in questa chiesa. Io ho imparato a servire la messa, a partecipare alla Santa Messa proprio qui, quando vennero i frati minori nel 1938. Il convento, questo grandissimo convento, apparteneva ai frati e fu costruito dai frati, i frati conventuali. Con il passare dei secoli è passato poi ai frati minori e Scanno ha dato all'ordine dei frati minori e conventuali tanti, tanti padri, alcuni con responsabilità veramente grandi, provinciali, definitori. E adesso non c'è più il terzo ordine, però la devozione al santo è rimasta. Per me parroco questa chiesa è veramente un bell'amore mio verso il Signore e della popolazione di Scanno verso il Signore. Qui tante famiglie sono venute a pregare e quel che è importante è che nella nostra parrocchia la festa di Sant'Antonio, che noi celebreremo proprio il 17 di giugno, perché il 10 è la festa del Corpus Domini, la festa di Sant'Antonio è molto importante per i nostri pastori, i quali ritornavano dalle Puglie e venivano a celebrare la festa di Sant'Antonio. Poi, quando dovevano ripartire a settembre, celebravano la festa di Sant'Eustachio, tanto che nel detto popolare c'è Sant'Antonio li ritira, Sant'Eustachio li scapila, ecco, li rimanda lontano da Scanno. A Scanno abbiamo un numero veramente grande, 14 chiese in questo piccolo paese. Cosa dice questo? Dice la devozione degli scannesi, dice la fede che questi nostri antenati hanno vissuto. E a me parroco non rimane che augurare che questa parrocchia continui ad avere la fede dei nostri antenati, ma questa fede deve farci migliorare, deve farci amare la Chiesa, ma deve farci avere anche un grande amore fra di noi. Il momento di festa vissuto nella semplice e alta dimensione spirituale ha portato in tutti tanta serenità e speranza. Una giornata storica per la comunità cristiana e per Scanno. Lungo le rive del mare di Galilea, Gesù chiamò alcuni dei suoi discepoli. Ancora oggi continua a chiamare i uomini a cui dice: «Tu lascia tutto e seguimi». Tanti hanno risposto a questa chiamata e oggi sono presbiteri, sacerdoti. Don Panfilo, 55 anni di sacerdozio, il suo sguardo sul futuro della nostra diocesi. Se siamo credenti abbiamo fiducia in Dio, perché è Lui che guida la Chiesa, quindi siamo noi uomini che prestiamo la nostra povera opera a Dio, ma la speranza è sempre in Lui, per cui non sono sfiduciato, ma sono anzi fiducioso, perché come ho visto nella mia parrocchia cresce delle vocazioni sacerdotali che danno questa speranza di un continuo lavoro che ci sarà dopo di me e che continuerà anche per tutta la diocesi, con la fioritura di altre vocazioni sacerdotali e religiose. Quindi ho fiducia che il cammino della Chiesa nostra continuerà e continuerà bene. I presbiteri presi fra gli uomini e costituiti in favore degli uomini stessi nelle cose che si riferiscono a Dio per offrire doni e sacrifici in remissione dei peccati vivono in mezzo agli altri uomini con una speciale vocazione e un particolare servizio. Padre Valdemar, come sacerdoti salesiani, qual è il vostro contributo alle famiglie, soprattutto perché voi lavorate con i giovani? Come la comunità salesiana che gestisce la parrocchia di Sulmona dedica anche il tempo nell'oratorio ai giovani, notiamo che c'è sempre più bisogno da parte dei genitori, ma anche dei ragazzi, di stare con loro, di dedicare il tempo a loro, personalmente soprattutto.
e hanno bisogno delle indicazioni, di essere guidati spiritualmente, ma anche nel piano educativo, e anche imparare a giocare insieme, che oggi sappiamo che maggior parte dei ragazzi che il tempo libero lo svolgono da soli davanti ai giochi computerizzati. Invece lì possono anche imparare a giocare insieme e scoprono la bellezza anche di stare insieme. E abbiamo aperto una banca di tempo tra i giovani, che aiutano gli altri giovani anche nelle materie dove si trovano nelle difficoltà. E questo per esempio attualmente funziona. Ci sono i ragazzi che sono più forti nelle materie, stanno aiutando a quei ragazzi che sono in difficoltà, che si stanno preparando anche per gli esami. Allora si trovano all'oratorio e così possono anche essere aiutati. Naturalmente l'oratorio non è soltanto il gioco. E poi c'è sempre il momento spirituale, la preghiera e la guida anche di un sacerdote che può anche dare la confessione e può anche dedicare il tempo per i ragazzi. Al momento della loro ordinazione, mediante il segno liturgico dell'imposizione delle mani, il Signore Gesù li ha posti sotto la sua speciale protezione. Sono nascosti sotto le sue mani e nel suo cuore. Quando le mani del sacerdote sono state unte con l'olio, segno dello Spirito Santo, sono state destinate a servire il Signore, come le sue mani nel mondo di oggi. Esse non possono più servire l'egoismo, ma devono trasmettere nel mondo la testimonianza dell'amore di Gesù. Gesù, chiamando e consacrando, ha fissato con amore proprio ciascun sacerdote, ed è nel suo sguardo che bisogna confidare. Oltre agli impegni pastorali, i sacerdoti si incontrano mensilmente per vivere un tempo di fraternità, per pregare insieme, per crescere nella vita di fede in una profonda spiritualità, per aiutare i fedeli che attendono che siano specialisti nel promuovere l'incontro dell'uomo con Dio. L'importanza di una giornata sacerdotale è quella di promuovere la spiritualità e di promuovere la fraternità del presbiterio con il vescovo. Penso che questa esperienza si inserisce in un'esperienza di comunione ecclesiale, dove noi sacerdoti siamo veramente invitati a crescere umana e spiritualmente per edificare il popolo di Dio, le comunità a noi affidate. I sacerdoti della diocesi di Sulmona-Valva si sono uniti al loro vescovo per una giornata di ritiro nel suggestivo eremo di San Venanzio a Raiano. La giornata è trascorsa velocemente nella gioia dell'incontro, della preghiera, della meditazione e dell'adorazione eucaristica. Padre Francesco, sono 6 anni che lei sta nella nostra diocesi di Sulmona. Qual è il legame, il rapporto della vostra comunità e di un religioso con la vita diocesana? Come già vedi, io sono un francescano e quindi è necessario che io mi riferisca al fondatore San Francesco d'Assisi, il quale aveva una grande stima del clero diocesano unito al suo vescovo. E allora noi francescani
ci sentiamo quasi naturalmente predisposti a collaborare con la diocesi, con il clero diocesano, e trovarci anche noi uniti, diciamo, al vescovo, e siamo contenti di questo. I sacerdoti spendono la loro vita per l'evangelizzazione, la liturgia e la carità, per il bene dei fratelli, una vita tutta donata a Dio e agli altri. Don Nicola, sei sacerdote della diocesi di Trivento, ma da 23 anni presti il tuo servizio, svolgi la tua missione nella nostra diocesi di Sulmona. Da quel punto di vista, qual è la tua esperienza? È un'esperienza arricchente sicuramente, in quanto ho contatti con due vescovi, quindi con due direzioni, con due programmazioni e con il clero di varia provenienza. E poi è bello perché c'è una varietà di indirizzi, di contatti e di rapporti. Sicuramente poi la diversità arricchisce e si crea anche unità. E io dico che da 23 anni, pur trovandomi in una diocesi che non mi appartiene giuridicamente, ho delle ottime relazioni, specialmente con i confratelli della Forania, quindi della Valle del Sangro. E credo che questa cosa faccia bene a me e penso anche agli altri confratelli. È bello sapere che tante persone pregano per i loro sacerdoti. Vieni, o Spirito Santo, e dona ai tuoi presbiteri un cuore grande e forte per amare, servire tutti. Un cuore grande e forte per sostenere le tentazioni, ogni prova, ogni delusione, ogni offesa. Un cuore grande, forte, costante, pronto a cominciare e a compiere umilmente e fedelmente la volontà di Dio. Don Magloire, la Chiesa è cattolica. Nella nostra diocesi ci sono sacerdoti provenienti di tanti paesi, di diversi continenti. Come vivi tu questa esperienza di universalità nella nostra diocesi di Sulmona? È chiaro che quando uno è sacerdote si sente appartenente alla Chiesa in terra, e quindi dovunque si trova si sente in famiglia. È proprio così che mi sento, perché il sacerdozio, che è una grazia ricevuta dal Signore, per me va vissuta dovunque uno si trova. È vero che ci sono determinate circostanze che possono favorire questa esperienza vocazionale, ma in questa diocesi in particolare, vista la configurazione internazionale, diciamo, si sente una comunione particolare, perché ognuno con le sue radici riesce a dare quel elemento particolare che permette di vedere come lo Spirito Santo opera e manifesta le sue grazie in mezzo ai fratelli. Quindi personalmente sento una particolare comunione con altri fratelli di altre provenienze, che con il loro sorriso, con la loro presenza, con le loro ricchezze culturali, riescono a farmi capire ancora come lo Spirito riesce a fare bene la Chiesa con tanti elementi anche diversi. Don Giovanni, 68 anni di ministero sacerdotale è un grande dono per una diocesi come la nostra. Come guarda il presente e il futuro della nostra diocesi? Bueno, io, per ciò che riguarda personalmente, dico che sia questo il messaggio che posso dare, che cioè praticamente noi, quando andiamo in un paese, dobbiamo dare il segno della nostra presenza continua, costante nel paese. E la cosa più importante è proprio questo: sentirsi veramente famiglia con la gente con cui tu stai. Questo. Oggi, per esempio, c'è il problema dei giovani, che è un problema che sta molto a cuore e che veramente è una piaga che lascia un po' perplessi, perché questi ragazzi non hanno un futuro, perché non c'è lavoro e quindi non possono far famiglia se non andando fuori, e il paese sta finendo, ed è un grande peccato questo per ciò che riguarda questi ambienti in cui noi siamo stati. Però il futuro è dei giovani, e sapranno loro costruirsi
con la speranza che non ci viene mai, costruirsi il loro futuro come vorranno, e forse anche meglio di quello che abbiamo avuto noi. E come bello e come da gioia che i fratelli vivano insieme, dice il Salmo. I sacerdoti ogni giorno vivono questo impegno di comunione e di fraternità, segno di cui il mondo ha tanto bisogno. Oggi sono qui a portare il saluto dell'intera comunità di Raiano, a testimonianza dell'importanza del lavoro che svolge la Chiesa anche all'interno di ogni delle nostre comunità. I parroci sono sempre in prima linea, sempre pronti a portare loro a portare a chi ne ha bisogno la buona parola, la parola di speranze, anche a coloro che non credono nel nostro Signore. È fondamentale che la Chiesa continui in questo impegno, sicuramente con chi come me ha l'onere di amministrare civicamente una comunità. Riteniamo che insieme dobbiamo continuare a collaborare, soprattutto in un momento così difficile, dove ci sono tante esigenze, a cominciare dal lavoro che non c'è, ma riteniamo che insieme possiamo senza dubbio portare dei buoni risultati per tutti quanti noi. Dal Vangelo secondo Marco. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Cari amici, abbiamo ascoltato dal Vangelo di Marco che Gesù prende il pane, recita la benedizione, lo spezza e lo dà ai suoi discepoli. Egli prende innanzitutto il pane, cibo necessario alla vita dell'uomo, e pronuncia su di esso la benedizione a Dio, testimoniando in tal modo che il pane è frutto della terra e benedizione di Dio sul lavoro umano. Lo spezza, lo dà ai commensali dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi Gesù prende il calice del vino e, dopo aver reso grazie, lo porge ai suoi discepoli dicendo: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per tutti. Gesù dona tutto se stesso. L'Eucarestia è la sintesi di tutta l'esistenza di Gesù, una vita offerta e donata per i fratelli, per tutti. Attraverso l'Eucarestia noi siamo chiamati a un intimo rapporto personale con il Signore, a vivere in comunione con Lui. L'Eucarestia è il farmaco dell'immortalità, è fonte e culmine della vita cristiana, è il pane del cammino che dà forza e ciò che trasforma tutta la nostra vita, la santifica e la rende capace di amore come ha fatto il Signore Gesù. Il Corpus Domini è la festa dell'Eucarestia. Con solennità portiamo Gesù stesso in processione sotto le specie del pane e del vino. Passa in mezzo a noi, per le nostre strade, nelle nostre piazze, sotto le nostre case, e noi adoriamo il mistero del Signore realmente presente in mezzo a noi, che passando dice: non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo, per donarvi forza, speranza e salvezza. Buona settimana, pace e gioia.